Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata di Robocraft. Benvenuti, benvenuti, buon salve a tutti. Allora, oggi ho fatto una cosa, ho fatto un po' di pulizia nel clan. Ho eliminato tutti quelli che non avevano esperienza sia in SXP e in MMR. Ecco, adesso c'è un nuovo membro che mi aveva contattato e voleva entrare a far parte del clan. Ed è entrato anche perché non so chi è attivo e chi non è attivo. Quindi chi sta adesso sta vedendo questo video, quindi sarà sicuramente attivo, può rientrare tranquillamente. Io ho eliminato un po' tutti. Infatti adesso eravamo 50 su 50, adesso su Robocraft siamo 14 su 50. Quindi tranquillamente, se voi siete delle persone attive sul mio canale, quindi sicuramente adesso state vedendo questo video, potete rientrare tranquillamente. Quindi ricapitolando, per chi è attivo e quindi sta personalmente vedendo questo video, è attivo anche su Robocraft, che sta ancora giocando su Robocraft, tranquillamente può rientrare nel clan. Era l'unico modo che potessi fare per fare un po' di pulizia, perché può darsi c'erano molte persone che magari o prima erano attive e adesso non giocano più a Robocraft, o magari erano entrate e non hanno mai giocato a Robocraft, erano entrate solo per la curiosità. E quindi poi c'erano altre persone che magari volevano entrare ma non potevano perché il clan era pieno. Quindi tranquillamente potete farlo. Adesso ci facciamo un paio di partite veloci. Giochiamo un po' un'arena battaglia. Peccato che volevamo giocare insieme a Supernova, ma purtroppo ho dovuto scappare. Almeno ci facciamo una bella partita in due, che era da tanto che facevo delle partite insieme agli iscritti. Dobbiamo organizzare magari qualche volta. Voglio comunicarvi anche che io il venerdì 28 aprile, se non erro sarà il 28 aprile, venerdì, sarò al Comic Con di Napoli. Quindi chiunque voglia venire tranquillamente può chiedermi un autografo, un selfie, quello che volete, tranquillamente, senza problemi, non vi fate problemi. Ci siamo. Io con questo ho solo un'arma e basta. Questi ormai sono morti. Ecco il primo aereo. Infatti. Come cacchio ha fatto? Ah, io essendo piccolino, lui con qualche colpo. Guarda questo che tiene l'antiaereo e gli è bloccato. Cioè, cacchio fai? Sveglia! Sveglia! Sì, vabbè. Mi sa che abbiamo perso, Adesso li fa tutti e due quelli. E dai, combattete, che cacchio, sto giocando solo io. Ma vaffan tripola, va stereo, e quegli altri lanterni che non lo butta giù. Vai, vai, vai che lo butti giù, vai che lo butti giù. Io sto cercando di prendere un punto, almeno si riattiva il reattore qua. E si è anche protetto. Mi hanno anche... Ecco.
No, no, no. Ma bisogna andare qui, conquistare sta zona qua. Che cacchio fanno questi? Madonna mia, no. Si può giocare così. Quello che lo spara. Non gli fai niente con questo, non gli fai niente, non gli fa. Non lo riescono a capire. Fan tripolo, va. Mi arrendo. Facciamo un robot proprio velocissimo. Allora, ho fatto questo con solo un antiaereo. Ok, fin qui ci siamo. Però, se non c'è un aereo, che cacchio facciamo? Se non ci sono aerei, perché quando uso una cosa del genere, non ci sono aerei. È sempre così. Che cosa facciamo? Noi possiamo rimanere qua a guardarci.
Saranno molto fragili, ma li butteranno giù subito, però almeno ho qualcosa per controbattere. Proviamo. 866 CPU, comunque è alta la CPU. Dovrei fare qualcosa con più poca. Proviamo. Bene, siamo sulla neve, noi siamo arancioni, quindi ci vedranno da un miglio di distanza. Che bello. E speriamo che ci sia un aereo, perché altrimenti mi incazzo questa volta. Veramente, veramente mi incazzo, mi faccio furioso. Punto vicino, punto lontano. Allora, noi abbiamo gli aerei, ma loro non li vedo gli aerei. O almeno no. Mettiamoci dietro la montagna. Ecco. No, è saltato, quindi non è... Ma porca miseria, io non faccio un cacchio qua. Ti pareva che cadevo. Non riesco a capire come faccio ad andare avanti e come faccio ad andare indietro. Vai che lo distruggo. Ok, preso. Ma porca miseria. Sta arrivando? Mettiamo quest'altro. Io che mi nascondo. Vai che è morto. Vai. Boom. Distrutto. Come lo stiamo facendo bello a quello. Ne arriva un altro. Ti pareva? No! Non si riesce più ad arrampicare. No! Vabbè, tanto io l'ho spawnato, quindi lo vedo. Cioè, l'ho targettato. Vai che lo finisco. Ah, porca miseria, mi hanno fatto stavolta. Questa volta mi hanno fatto. Sono venuti in più, in più. Però vedi, io non, cioè, non ho capito perché quando metti un antiaereo non c'è un aereo nemico. Perché non c'è un aereo nemico quando lo metto io?
E hanno catturato anche tutti i punti. Sono troppi. Vai, salta, così io ti faccio ancora più male. Dovremmo proteggere quello. Ti pareva che cadeva? Vai, vai, che lo distruggi. Bella. Intanto stanno distruggendo, ecco. Ah, nucleo di difesa, ok, ok, ok. Questo non mi serve a niente. Ok, catturato, catturato. Aia! No, non è possibile però, che palle. Vai, vai, che lui sta guardando in aria, io lo finisco di distruggere. Ottimo. Vai, 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 tu spari in aria, spari in aria tu. Bravo. Ottimo, questo punto è stato fatto. Arriva un altro. Dai, camminiamo insieme. Sì, vabbè, la mischia.
Nella mischia. Vai che insieme ce la facciamo. Vai che lo salto. Oddio. No. No, nucleo difeso. No, salta! Saltiamo sul nemico! 96, abbiamo perso. 98, 99. Abbiamo perso! The enemy's annihilator is fully charged. Prepare for impact in 3, 2, 1. Defeat! Una serie di sfortunati eventi. Vabbè, che io costruisco robot proprio alla velocità della luce, così a caso. Me la cerco anche io. Bene ragazzi, vi ringrazio come sempre per la visualizzazione del video. Invito come sempre ad iscrivervi e a fare tutte quelle cose lì che fate di solito, cioè che non fa quasi nessuno. E se volete altri video di Robocraft, vi invito a lasciare un bel mi piace, a condividere il video e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.